Buongiorno e ben ritrovati su Viaggi e Volti. Diamo il benvenuto al nostro ospite Ari Simran e siamo qui per presentare, ecco, l'ultimo libro di Ari Simran, Ai piedi della vera coscienza. Passerei subito la parola quindi all'autore, formatore yoga, esperto, terapeuta, per capire di cosa si tratta, cioè un nuovo metodo di massaggio, l'ultima frontiera della riflessologia plantare, non è così? Sì, questo è un libro che illustra il metodo attraverso un viaggio personale che mi ha portato dall'esperienza con il mio maestro e quindi con lo studio della meditazione e dell'anatomia sottile dell'essere umano a elaborare e canalizzare un metodo di cura, un metodo terapeutico nel senso olistico del termine. E spero in questo libro che voi, tra aneddoti, storie di maestri e anche, insomma, la struttura come viene illustrata, possiate trovare interesse e trovare magari qualche risposta a qualche domanda. Tra l'altro, ecco, possiamo far vedere proprio come nel piede sia racchiusa proprio la mappa non solo fisica ma anche emozionale di tutto il nostro organismo. Allora, facciamo qualche esempio pratico. Chi si rivolge a te, ecco, per lavorare sul piede, quindi ricavarsi quest'ora, diciamo, in stato anche meditativo da parte tua di lavoro sul piede. Che cosa può alleviare, lenire, in che cosa ci può essere utile dal punto di vista fisico e magari emozionale? Le richieste sono tante e io non mi sono mai tirato indietro. Ci sono persone che pongono più l'accento su problematiche fisiche e fisiologiche, altre su stati umorali o problematiche emozionali, altre ancora che vogliono cambiare, trasformare un po' la loro vita. Ecco, il Satguru Chan si presta a questo, è un metodo valido, efficace, che tra l'altro cura attraverso un trattamento assolutamente rilassante, piacevole, che induce un rilassamento profondo, che è già di per sé autorigenerazione. Mi dicevi che hai anche collaborato con strutture medico-scientifiche per applicare questo metodo alle partorienti, cioè può essere anche quindi d'aiuto per rilassarsi di fronte all'ansia del parto, è giusto? Tra i tanti corsi che organizza la scuola ci sono anche alcuni monotematici, uno di questi è proprio per le donne in gravidanza e per il parto. Abbiamo fatto un'esperienza bellissima organizzata dalla Scuola Medica Ospedaliera del Ministero della Salute presso il Santo Spirito di Roma e abbiamo potuto lavorare con medici, ostetriche, anestesisti. Sono venute oltre 30 persone, è stato veramente interessante. E credo di valido sostegno anche per i medici. Ecco, e se dovessi dare un consiglio pratico ai nostri followers, diciamo, per prendersi cura anche nel quotidiano di questa parte così importante del piede che è la nostra radice, e spesso, come dire, sottovalutiamo questi poveri, tra virgolette, piedi, che cosa si può fare anche nel quotidiano, al di là di quello che può essere magari il trattamento, però una coccola, un'attenzione in più per il benessere dei piedi? Noi insegniamo l'automassaggio, tutti i tracciati che io ho canalizzato, che sono oltre 50 e sono tutti sull'area dei piedi, vengono insegnati sia come forma di massaggio che di automassaggio. Quindi non è necessario essere terapeuti per poter usufruire dei benefici di questo trattamento. E meglio sempre utilizzare anche un olio, magari di mandorla Beh, per. noi abbiamo due tecniche fondamentali, quella di scorrimento per quale utilizziamo oli naturali, mandorla, sesamo, argan, e poi abbiamo digitorotazioni, cioè sono digitopressioni sul punto a cui seguono delle rotazioni che avvengono attraverso i polpastrelli del pollice e servono a stimolare proprio i punti energetici in modo tale da seguire tutta la sequenza del tracciato e ovviamente per una determinata finalità. Benissimo, posso testimoniare che è vero, questo
movimento in simultanea, quindi di scorrimento e digitorotazione, dà proprio un effetto di avvolgimento, proprio di risveglio dei canali energetici. Devo dire, un'esperienza unica nel suo genere. Ringraziamo tantissimo Alice Imran. Se volete approfondire appunto questo universo olistico del piede e anche poi terapeutico, ecco, vi consigliamo questo libro, I piedi della vera coscienza, editore FD Books. FD Books. Perfetto, allora. Lo si trova anche su Amazon. Ah, perfetto. E tra l'altro, ecco, rinnoviamo l'invito ai nostri followers. Se volete, iscrivetevi al canale, seguiteci anche su Instagram. E a presto per un nuovo appuntamento su Viaggi e Volti. Vi ringrazio ciao. Molto, ciao.